Quello che volevo mostrarvi in questo video è come fare correttamente il primo abbinamento. Io per velocizzare ho già effettuato l'abbinamento Bluetooth, però ve lo spiegherò passo passo. Allora, la prima cosa da fare con l'Ice TD spento e il telefono non collegato è bilanciare correttamente il dispositivo all'interno della struttura che lo contiene. Ricordandovi che la fotocamera si deve trovare sempre su questo lato, sul lato sinistro. Per il corretto bilanciamento più o meno dovete considerare l'asse verticale ed orizzontale, facendo in modo che il telefono sia più o meno centrato. Ovviamente è spento, quindi come vedete non c'è il collegamento. L'operazione successiva è quella di andare ad accendere l'Ice TD. Ora vedrete che nel mio caso subito si collegherà e prenderà la sua giusta stabilizzazione, invece nel primo abbinamento questo non avviene. Quindi i passi da seguire poi successivamente sono accendere il dispositivo tenendo premuto questo tasto. Si sente un beep. Nella prima fase di accoppiamento questo LED è alternato verde e rosso. Avete visto che il dispositivo, il gimbal si è attivato ed è già stabile il telefono. Questo non avverrà nella prima operazione. Passo successivo, abilitare il Bluetooth del telefono. Successivamente sblocco il telefono, aprire l'applicazione OM e solo OM Pro sull'App Store, ci sono diversi articoli e questo vale anche sull'Android Store. Dovete scaricarvi questo applicativo, cliccarlo. Ora qui vedrete che il dispositivo è già correttamente collegato. Nel vostro caso sarà da collegare, quindi bisognerà premere. Cercare manualmente il dispositivo è la cosa migliore, verrà rilevato perché c'è il Bluetooth, bisognerà cliccarlo e lì avviene una cosa molto importante. È necessario che nel primo abbinamento il dispositivo, il telefono, deve essere collegato a internet perché richiede l'attivazione del prodotto ai fini della garanzia. Senza questa attivazione non funzionerà l'abbinamento. Quindi bisognerà attivarlo in che maniera? Dandogli una mail e una password confermando e attivando quindi il dispositivo, in poco parole una sorta di registrazione. Solo dopo aver fatto questo sentirete quel beep e il dispositivo quindi sarà finalmente stabile.